Buongiorno all'ambasciatore Maurizio Melani, che ci raggiunge in diretta, professore di relazioni internazionali all'Università di Roma. Professore e ambasciatore, quali sono stati i suoi ruoli, per la Repubblica? In che ruolo ha coperto e dove è stato in missione come ambasciatore? Ah, io sono, innanzitutto buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Io sono entrato nella carriera diplomatica nel 1972 e ho ricoperto vari incarichi in varie parti del mondo. E i miei incarichi più recenti sono stati, andando indietro, direttore generale al Ministero degli Esteri per la promozione del sistema paese. Precedentemente ero ambasciatore in Iraq, prima ancora ero a Bruxelles come ambasciatore al Comitato Politico di Sicurezza dell'Unione Europea e prima direttore generale per l'Africa e prima ancora ambasciatore in Etiopia. E adesso insegno relazioni internazionali e tra l'altro ho un corso su politiche internazionali, su energia e cambiamenti climatici. Quindi questo è un tema che seguo particolarmente assieme a molti altri aspetti delle relazioni internazionali. Qual è la sua analisi al momento, essendo appunto i cambiamenti climatici un tema ancora caldissimo, affrontato a livello europeo in settimana, e chiaramente l'energia, gas e petrolio sono i temi che riguardano più da vicino il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Qual è la sua analisi della situazione? Ma naturalmente il tema del contrasto ai cambiamenti climatici è quanto mai di attualità, va perseguito in tutti i modi. La guerra in Ucraina ha introdotto altri fattori, nel senso che ha accelerato in qualche modo il processo di aumento dei costi dell'energia, che peraltro si erano già verificati anche precedentemente all'inizio della guerra, soprattutto in conseguenza dell'uscita dalla pandemia e da una ripresa della domanda alla quale non aveva potuto fare fronte una offerta adeguata anche in relazione alla riduzione degli investimenti che c'erano stati precedentemente in questo settore. Questo per quanto riguarda in particolare le fonti fossili. Adesso con la guerra si pone anche l'esigenza di ridurre drasticamente la dipendenza dal gas russo e da altri idrocarburi russi, anche il petrolio. Sul petrolio è stata recentemente raggiunta un'intesa, sul gas vedremo cosa succederà, ma intanto, per quanto riguarda l'Italia e più in generale per quanto riguarda l'Europa, ci sta attrezzando per avere delle sostituzioni. Tutto questo naturalmente non deve far abbandonare il processo di conversione verso le rinnovabili, anzi questo dovrebbe accelerarlo, perché anche uno strumento per ridurre questa dipendenza è anche quello di aumentare la produzione e il consumo da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda il gas, la riduzione della dipendenza dal gas russo, sono state esplorate e avviati rapporti per alternative. Il gas russo a noi ci giunge via tubo, quindi presenta certi costi. Il gas alternativo, a parte quello che viene dall'Algeria, ci proviene attraverso, nella forma di gas liquefatto e quindi con costi maggiori, quindi dagli Stati Uniti, dall'Africa occidentale, dall'Africa orientale, dal Qatar, eccetera. Io credo che un aspetto importante di questo sforzo che stiamo facendo, soprattutto quello in relazione alla guerra, debba essere quello anche di una, in qualche modo, ripartizione degli oneri. Quindi che di grano dovrebbe comportare anche possibilmente dei prezzi e delle condizioni che non pesino eccessivamente sui consumatori europei. Quello che in realtà è una crisi globale geopolitica e quindi energetica potrebbe essere un'opportunità, un kickstart per le energie rinnovabili. L'Italia è pronta, il ministro Cingolani secondo lei ha affrontato questo anno che è stato al governo, anno e mezzo, ha affrontato l'esigenza delle energie rinnovabili in modo corretto, Beh, sulle appropriato? energie rinnovabili sono stati presi degli impegni in ambito europeo. C'è un piano nazionale di ripresa e di resilienza che per il 37% deve essere dedicato alla transizione energetica. Quindi c'è uno sforzo in corso per le energie rinnovabili.
Sappiamo però che le energie rinnovabili allo stadio attuale delle tecnologie non possono sostituire integralmente le fonti fossili, almeno per un certo periodo. Mi pare che l'impegno ci sia e sia anche forte. Naturalmente sappiamo che questa transizione comporta anche dei problemi, dei costi per imprese che devono riconvertirsi da produzioni soprattutto nel settore dell'automotive che comportano l'impiego di motori a scoppio in veicoli che comportano invece motori elettrici. È una riconversione difficile, d'altra parte il ministro Cingolani l'ha messo bene in luce. Ecco, quello che è importante però è non ritenere che siccome c'è questa esigenza di sostituire certe fonti con altre, si l'impegno sulle rinnovabili, che credo che debba rimanere un impegno fondamentale, perché quanto è stato concordato sia in sede di COP, insomma, delle conferenze sul contrasto ai cambiamenti climatici, sia in sede europea, con idee anche abbastanza lunghe, perché stiamo parlando di scadenze al 2030, al 2035, poi al 2050, ecco, io credo che questi impegni debbano essere mantenuti. Potrà essere necessario qualche aggiustamento. È chiaro che in una situazione di emergenza abbiamo visto che oltre al gas, in alcune circostanze, per non sospendere del tutto la produzione di energia elettrica, temporaneamente si devono anche riaprire centrali a carbone, che è una cosa molto negativa. Però in situazioni di emergenza occorre fare fronte anche a questo. È chiaro che se si aprono delle centrali a carbone aumenta l'inquinamento e quindi poi la corsa verso la riduzione deve essere ancora maggiore. Leggevo ieri che un'auto elettrica, c'è stata appunto questa importante decisione a livello europeo sulle auto elettriche nel 2035, quindi il phase out, quindi non si potranno più immatricolare auto diesel e benzina, tranne una piccola quota che l'Italia si è tenuta per il distretto dell'Emilia, però leggevo che la macchina elettrica, che chiaramente ha una batteria, quindi piombo e acido, innanzitutto dovrebbe ricevere l'energia da fonti rinnovabili, quindi siamo di nuovo lì, se le riceve da un impianto a carbone, invece che virtuoso e vizioso, ma dagli 80.000 km in poi, perché chiaramente c'è poi anche un costo di smaltimento. Quali sono nelle conferenze, nei dibattiti, quali sono i temi che si trattano? Quando si parla di energie rinnovabili, di cosa parlate nella pratica? Quali sono le... Innanzitutto diciamo che le energie rinnovabili, come abbiamo detto, presentano una discontinuità, no? Quindi soprattutto quella fotovoltaica ed eolica, e quindi questa discontinuità deve essere pensata fino a quando non vi saranno tecnologie che consentano un accumulo che possa poi distribuire l'energia diciamo prodotta lungo l'arco di tutta la giornata. Beh, allora sarà necessario continuare ad usare in modo progressivamente decrescente fonti fossili, e l'accumulo significa essenzialmente batterie. Le batterie oggi sono prodotte essenzialmente in Asia, quindi dovremo fare uno sforzo notevole per produrre anche in Europa e per non rimanere indietro in questa tecnologia, altrimenti è chiaro che saremo sempre più dipendenti, sostituiamo una dipendenza con un'altra. Sappiamo anche però che per la produzione di batterie o per la produzione, diciamo, di enables necessari sia nel settore del fotovoltaico che nel settore dell'eolico, occorrono certe materie prime. Queste materie prime anche sono concentrate in certi paesi, anche la Cina, abbiamo la Repubblica Democratica del Congo, altri paesi africani, abbiamo il Cile, e non ne abbiamo in Europa e quindi le dobbiamo importare, e quindi anche questo crea altre dipendenze. Quindi contemporaneamente un grosso sforzo va fatto anche su nuove tecnologie che riducano l'impiego di queste materie prime e che quindi ci possano consentire di poter avere un'autonomia strategica, insomma, come si dice anche in questo settore. Naturalmente vi sono poi delle prospettive più a lungo termine, ma nelle quali vedo che recentemente c'è un'accelerazione.
nel settore della produzione di energia nucleare attraverso la fusione e non la fissione di atomi radioattivi, ma appunto la fusione di atomi non radioattivi. E quindi questo anche è un aspetto soprattutto di progresso della tecnologia, e quindi sono necessari investimenti importanti nella ricerca per poter poi arrivare a soluzioni. Vi sono vari programmi in corso, c'è un programma ITER che va avanti da tanto tempo, che è nell'ambito di un consorzio internazionale che raccoglie diversi paesi. Vediamo che ci sono altre strade, ad esempio l'ENI è impegnata in forme nuove verso la produzione di energia attraverso la fusione. E sono però tutte cose che, appunto, come dicevo, richiedono dei grossi sforzi sul piano dell'innovazione e dell'accesso a nuove tecnologie. È una sfida sicuramente difficile in un momento come questo di contingenza economica e pandemia. Speriamo appunto che l'Italia sappia mettere a frutto i fondi del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e il PNRR. Visto che lei è ambasciatore e professore di relazioni internazionali, proviamo a dare un'analisi, una lettura geopolitica. Le stava dicendo prima, il futuro elettrico, le auto elettriche per la maggior parte si producono in Asia, in America, Tesla, e le batterie fondamentalmente si producono in Asia al 70%, mi sembra che ci sia solo uno stabilimento in tutta Europa, e le materie prime arrivano dall'Africa. Lei è stato ambasciatore in Iraq, l'Iraq che ha vissuto due guerre nel 91 e nel 2003 fondamentalmente per il controllo dei territori del petrolio, c'è uno shift, c'è un passaggio anche proprio dovuto alla crisi energetica da un fronte, cioè sarà meno interessante la Russia e il Medio Oriente perché sarà meno importante il gas e il petrolio e sarà più importante l'Africa e l'Asia nei prossimi 50 anni? Ma io vedo che diversi paesi produttori di idrocarburi si stanno molto impegnando nel settore delle rinnovabili e nella produzione di idrogeno. L'idrogeno ovviamente come poi vettore di energia che viene prodotta attraverso fonti rinnovabili. Vediamo che questo avviene in Nord Africa, che questo avviene anche in Medio Oriente, paesi come l'Arabia Saudita o gli Emirati stanno facendo grossi sforzi in questo senso proprio per avere una diversificazione in vista di un processo che comporterà una progressiva riduzione dell'uso di fonti fossili. Naturalmente loro cercano di ritardarlo per quanto possibile questa riduzione, però nel frattempo si stanno attrezzando per poter produrre attraverso fonti alternative. E vediamo anche che le oil companies, cioè le imprese nel settore, anche queste stanno investendo nel campo delle rinnovabili. Vi sono alcune che sono più rapide in questo, altre lo sono meno, però mi sembra che sia una tendenza generalizzata. E naturalmente, soprattutto per quanto riguarda il Nord Africa, una produzione importante di energia proveniente da fonti rinnovabili può consentire di soddisfare il consumo locale e quindi nella fase transitoria di liberare gas per l'esportazione verso l'Europa, nella fase in cui ne abbiamo ancora bisogno e tenendo conto che il gas è il meno inquinante fra le fonti fossili, ma poi in prospettiva, soprattutto attraverso l'uso dell'idrogeno come vettore, si può pensare anche ad un'importazione di energia rinnovabile proveniente dal Nord Africa o da altre aree a noi vicine. Grazie per la sua analisi, per il suo intervento, buon lavoro e a presto. Grazie a lei, grazie, arrivederci.